Ehi la ciurma, allora benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Come al solito qui avete con voi il vostro caro Mazzetes. Nulla, stiamo preparando le ultime truppe, abbiamo formato altre 100 coorti, andando così a superare nuovamente il numero di truppe che possiede la Mauria. Il problema è che loro stanno davvero accumulando tanti tanti soldi nel mentre, per cui potrebbero tirar fuori un sacco di mercenari e probabilmente dovremo spendere soldi per togliere loro dei mercenari. Non credo che sia un problema per noi perché abbiamo 32.000, per cui non dovrebbe causarci troppo un problema dal punto di vista economico. Allora, qua dovrebbero essere tutti a posto. Infatti sono 5537 e li muoviamo in questa direzione, intanto che sono già pronti. Saranno comunque delle truppe di seconda linea, perché non abbiamo neanche dei generali per formarle. No, qua mi sa che stanno andando troppe. Va bene. Ci manca un arciere là, eppure mi sembra di aver fatto bene i conti. Invece mi sa che li ho fatti proprio male i conti, perché ci manca un arciere. Probabilmente sarà quello che abbiamo spostato in un certo momento in giro. Diciamo che toglierlo da qua, che ha un arciere in più, effettivamente. Lo selezioniamo e lo mandiamo qui. Saranno gli ultimi a muoversi, ora come ora. Allora stanno andando là, vero? Sì. Voi seguite in un certo senso, andate qua, facciamo, e voi dietro andate qua. Ah, accesso militare dalla traccia, ops, avrei potuto accettarlo effettivamente, ma vabbè. Questi sono dei combattimenti un po' in giro. Tutte le nostre truppe sono là, penso, e non abbiamo più altre truppe in giro. Abbiamo solo queste qua, quelle 25 che sono di difesa dai barbari. Le nostre navi sono diventate 54 nel mentre, ma sono ancora la metà di quelle che ha, di quelle che possiede la Mauria. Sarà tutto un muovere truppe, probabilmente. È finita la tregua, possiamo dichiarare guerra. Take Merdiene, che è, tra l'altro, Mardiene, è questa provincia qua. Ok. Oh, io intanto dichiaro guerra. Le province che ci interessano. Allora, intanto dobbiamo arrivare fino a Persepoli, di fisso. Però dobbiamo espanderci il più possibile in modo da arrivare fin là. Quindi direi che si va dritti. Qual è la direzione preferita? Ma il problema è che ce ne sono due sopra e una sotto, per cui dovremmo splittarci in un certo senso, in un certo modo. Allora, siamo in guerra, quindi. Allora, qua iniziamo a scendere. Ah no, Cribbio, qua è. C'è guerra in mezzo. Il problema sarà che possono passare delle truppe, se non ricordo male, qua, infatti. Per cui muoverei un po' in qua, ma moderatamente. Invece qua dobbiamo andare senza nessuno scrupolo. Allora, voi avanzate, voi avanzate in qua, voi avanzate in qua, avanzare. Ok. E per il momento vada così. Diminuiamo la velocità perché sarà davvero molto problematico riuscire a seguire tutto come abbiamo visto nella scorsa guerra.
Cioè, il confine è abbastanza lineare, quello è buono. Però questa zona qua mi mette davvero abbastanza nei problemi, mi fa abbastanza preoccupare. Ah, oh, qua sono a posto. Ci sono arrivati quei 1000. No, stanno ancora salendo su pian pianino. Ok. Tra l'altro buttiamo un occhio al 97 perché... Sarà un momento molto importante quello là. Ok, avanziamo qua. E avanziamo con questi. Allora, stanno arrivando già subito delle truppe loro. A differenza di quanto era successo in passato. Hanno speso dei soldi, probabilmente hanno preso dei mercenari. Allora, le truppe che hanno qua al confine sono di livello più basso rispetto al nostro. Facciamo un movimento di questo tipo. Avanziamo un po' le truppe. No, 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 sono stupido, via. Avevo mandato già quelle altre. Allora, stanno muovendo parecchie truppe in quella direzione. Dovremmo vincere, ma conviene che ci teniamo. Ecco, infatti. Via, 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 muovetevi per piacere. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Andate, andate per piacere. 14 di gennaio. Porca miseria, sono tutte troppo lontane. Non mi aspettavo così tante truppe loro così vicine, ma forse ce la stiamo facendo lo stesso. Perdendo la metà delle nostre truppe, perché qua erano tre coorti, se non sbaglio, ok, abbiamo vinto, abbiamo catturato anche un loro generale. È un'ottima situazione questa. Ah no, beh, voi... Vabbè, no, voi andate allora a questo punto. Voi modifichiamo la direzione di quegli altri invece. Così. Facciamo avanzare questi e... Sì. Quelli stanno ancora salendo in su. E qua invece come siamo messi con l'occupazione? Questi pigliano attrito perché è deserto. Sono tutti deserti questi? Sì, vaffanbrodo. Prenderemo davvero parecchio attrito qua in questa zona. Vabbè, voi intanto andate. Poi ci pensiamo. Stiamo perdendo manpower, ma anche perché abbiamo avuto quella pesante sconfitta. No, sconfitta. È stata una buona vittoria quella in realtà, però. Ci ha richiesto davvero molte, molte truppe. Molte, molte truppe, per cui. Dobbiamo ancora riprenderci. Ne perdiamo davvero, però 6.000 ne perdiamo di attrito e sono tantissimi 6.000. Visto che ne guadagniamo 7.000, dobbiamo forse limitare un attimo la situazione. Loro stanno spendendo parecchi soldi. Dobbiamo
Non so bene se per arruolare o se per fare che cosa. Allora, io questi li manderei in su in modo da togliere questi. Perché più che altro ci sono queste truppe di Kossioi, non so per quale strana ragione, in quella zona. Sta morendo la nostra basilissa pian pianino. Ok, dai, stiamo recuperando di nuovo manpower. Allora se ne sono andati via in 40.000, ma... Allora, sì, facciamo così. E facciamo avanzare le truppe pian pianino. In modo da avere sempre qualcuno di fresco al fronte. Allora, qua 20.000 ci siamo. Andiamo di qua. No, qua andiamo pian pianino. A prendere tutta quella fascia costiera. Allora, qua ne abbiamo 22.000. Ok. Direi che ci conviene prenderli perché qua è tutta zona desertica, tra l'altro. E hanno molto 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 territorio deserto. Finché non arriviamo là, che credo che non ci arriveremo mai, abbiamo tantissimo attrito per il deserto. Allora, quindi direi che ci buttiamo e proviamo a... Scappano. Se ne vanno, ma quando se ne vanno via? Il 22 luglio noi ci arriviamo prima. Ma prenderanno anche loro attrito dato dal deserto, no? Ok, ottimo, li abbiamo sconfitti. Ci sono dei mercenari qua. Potrebbe non essere una malvagia idea. No, meglio questo e non rischiarcela. Allora, quanto perdiamo? 2007. Ah, oh, qua il problema è che me la sto davvero molto rischiando. No, beh, qua posso avvicinarmi più delle altre truppe, altre 40.000 truppe, però non posso tenerne più di X qua sotto. Se decidono di mandare tutto il loro contingente di sotto, sarà un bel problema. No, queste però sono colline, colline non dovrebbe darci un attrito cattivo. Dai. Guerra? No, mi spiace. Non condivido questo vostro... Io ho paura che se vado in là mi bloccano le truppe, però ci proviamo. Allora, qua come ce la sfruttiamo? Loro non hanno forti, tra l'altro, vero? Continuano a essere senza forti. Ne hanno in questa direzione qua, verso Kossioi, ma non ne hanno nella nostra direzione. Ce l'hanno con Kossioi, con la Partia, con la Bactria. Ok.
No, qua non prendono attrito, quindi... No, no, muoviamo questi da 9, col generale da 9. Poi questo lo muoviamo qua. Vai là. Vai là. Vai là. Vai là. E tu vai qua. No, dovrei tenermi delle truppe più vicine al confine di quanto effettivamente ho ora. No, qua non dovrebbero prendere attrito, quindi buona cosa. Muoviamo questi qua invece. Dove anche non prendono attrito. La fascia costiera qua è desertica. Buono a sapersi. Ok, allora, questi li muoviamo qua. Questi qui. Questi qui. E avanziamo con gli altri. Qua, 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 qua. Non vedo loro truppe, però. Oh, porca miseria, si sono riempiti di mercenari. Si sono riempiti di mercenari come se non ci fosse un domani. No, qua di nuovo tutto deserto fino a qua. Però là non so se riuscirò ad arrivarci effettivamente. Ma devo arrivarci. Ok, questo è deserto però. Il problema è che qua si espande la zona. Ah, sotto c'è la zona tutta desertica. E sopra invece c'è la zona un po' più decente. Oh, direi che punterei ad arrivare a Siraf e poi sposterei il confine su. Se possibile. Sono senza soldi, inizieranno a disertare i mercenari o no? Aia! Marce forzate, perché qua mi sa che perdiamo sonoramente. Non li ho visti in tempo. Sono apparsi senza che io ci facessi caso e è stato un mio grave errore quello. Perché sono in 80.000 e noi non possiamo farci quasi nulla. Hanno anche un generale dello stesso livello del nostro. Bisogna vedere se riesco a farli durare. Aia, altri 12.000. No, però non si stanno più muovendo, non si stanno più muovendo. Voi avvicinatevi però per piacere, per cortesia. Stanno andando. Se ci vanno ci vado anch'io. All in. Hanno del manpower. 736.000.
A sufficienza per rimpolpare tutte le perdite che potrebbero avere. Cavolo. Cavolo, continua ad arrivare gente. Via via, scendete, scendete, per piacere, in fretta. Non abbiamo tanto tempo da perdere. Stiamo vincendo, ma stiamo... cioè, ci sta morendo ogni uomo, praticamente. Ce la fate per piacere ad arrivare, dai! Abbiamo vinto. Mannaggia, che fortuna. Porca miseria. Ok, sono in negativo. I mercenari dovrebbero tradirli. Verosimilmente. No, muoviamo le truppe che abbiamo qua. Allora, avviciniamo altre truppe per piacere, perché qua ce n'è bisogno. Andranno via come il pane queste nostre unità. Allora, qua sotto invece come si è messo? Allora, un attimo. Ah, quello è preso e quello è preso, quindi non temporeggiamo e avanziamo ulteriormente. Intanto qua prendiamo altri tu, sì che ci muoviamo, sì che stiamo fermi, quindi... Queste sono truppe nuove, però occhio, occhio, occhio. Facciamo attenzione a non finire nello stesso ruolo di prima, eh. Attenzione, eh. Navi, come siamo? 61, siamo praticamente a metà di quello che ci serve. Oh, siamo nel 97. Siamo nel 97, per cui questo vuol dire Gordione. Influence action, threaten war. Gordion. Non c'è Gordion, non me lo dà Gordion. Devo farmi il claim su quella. Vuoi che non abbia il claim su... Non ho il claim su quella. Com'è che si chiama? Eraclea Pontica. Galazia. Ok. È di 3 giugno, andiamo prima a vederci la guerra, poi dopo gli diciamo, dacci Gordione. Si stanno muovendo qua con le truppe al confine. Continuano ad avere 735 comunque unità, eh. Più di quanto noi possiamo avere. Dov'è tra l'altro Persepoli qua? Ok, e tra l'altro sono abbastanza minuti che stiamo registrando, per cui per questo episodio può essere tutto. Io vi invito a lasciare un piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nella prossima puntata, in cui continueremo questa pesante e importante guerra di Mauria. Sembra partita molto bene, però basta davvero un piccolo errore per... Vaffanbrodo. Porca miseria. A proposito dei piccoli errori. Porca miseria. Porca miseria. Nascondimi il controller armies. E il controller navies, per piacere. Hostile sieges. Vaffanbrodo, vaffanbrodo, non me ne ero accorto. Vabbè.
Continuiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.